Bentrovati amici al secondo appuntamento di Fidati di me. Eccezionalmente questa settimana andremo in onda anche di lunedì, ma rimane l'appuntamento fisso quello del mercoledì, quindi mercoledì 30 saremo ancora qui in vostra compagnia. Io mi faccio portavoce di tutto il gruppo per dirvi un grande grazie, perché ci avete seguito in tantissimi e non vi siete limitati a fare solo quello, ma il vostro calore è arrivato sotto ogni forma, email, messaggi e anche dei bellissimi video. A tal proposito, insieme al nostro regista Andrea Di Fabio, ho scelto un video che voglio condividere con tutti voi. Guardiamolo. Cara Federica, siamo state felicissimi di vederti. Qui abbiamo una telespettatrice d'eccezione, zia Antonietta di 104 anni. Federica, lei si fida di te, anche noi. Ciao! Ma grazie, zia Antonietta! Un bacio grande da parte mia di tutto questo splendido pubblico e del maestro Lindo Terrenzio. Buonasera a tutti, grazie, buonasera. È arrivato il momento di iniziare con l'intervista VIP. Questa sera abbiamo lui. Io sono venuto per riportarti questo, perché l'hai perso lì in pista, l'ho trovato io e te lo stavano pure rubando. Grazie. Cioè, stiamo giocando sul tuo canestro, cioè praticamente tu giochi solo. Avanti e nascere, duri solo, sì. Chi è? Gioca, chi è? Eccoti! Come va? Come Ciao. Va? Buon Natale a tutti! Buon Natale, buon Natale 2018 a tutti! Che poi tra l'altro poi dimmi quando vai in onda la puntata. Sì. Tu mi hai detto fra qualche mese, siamo a Natale 2018. Voglio salutare tutti, mia zia, i vicini di casa e la figlia del cugino del cognato della sorella di mio nonno. Ok, quindi tutto a posto. Ci uniamo anche noi dello studio con i tuoi saluti. Naturalmente caro Dario, noi siamo già nel 2020, non so se te ne sei accorto, perché voglio dire, questo 2020, anno bisestile, ha già combinato un po' di casini, quindi non possiamo rimuoverlo. Lo stai dicendo perché sai che andrà in onda tipo nel 2020, ma non siamo nel 2020, è il 2018 adesso. Va bene, per cui... guarda, te la do buona questa sera perché ho paura poi di arrivare oltre, quindi ti lascio passare qualsiasi cosa, va bene? Intanto grazie per grazie. Essere qui con noi. Grazie a voi, tra l'altro intanto ringrazio il pubblico caloroso, sono parenti miei tutti, questi del pubblico che sapevano che c'era sta cosa mia e sono andati lì, vabbè tra l'altro io sono anche io con te lì, cioè sono dietro le quinte in pratica. Sì, sto ti vedo infatti, ti vedo che fai capocella dalla tenda, sì, vedevo qualcuno, sì infatti. Dario, va io bene, sono... non voglio fare il figo con gli occhiali, ma ho, diciamo, vedi, sì. Ecco, ho subito questo... Lo lascio dire a te, io lo sapevo, ma lo lascio dire a te. Niente, che ieri sera volevo uscire, mia mamma, ma perché ho una mamma che è ancora in manesca, vecchio stile, mi ha preso a schiaffoni, perché non voleva, e non mi ha fatto uscire, capito? Mia mamma lanciava la cucchiarella, come si dice da noi. Sì, sì, mia mamma mi ha lanciato lo sgabello, ma non mi ha preso, poi... mi è salita addosso e mi ha cominciato a malmenare, capito? Io sono vittima di violenza di mia mamma.
Guarda, noi non vogliamo sapere qual è la verità, però ti lasciamo passare anche questa. Dario, no, intanto... no, in palestra è stato per sbaglio una gomitata di un ragazzo per sbaglio, così. Mi chiedono se è per sbaglio. Sì, no, per sbaglio, nel senso me ne voleva dare due, me ne ha dato una sola, per sbaglio, capito? Beh, questo denuncia il fatto che sei comunque, l'avrei detto anche durante l'intervista, che sei uno molto sportivo, quindi ti piace veramente tanto anche curare il tuo fisico, quindi questo ti fa onore. Io per esempio non faccio nulla, Dario, capito? Dovrei prendere un po' da te. Non va bene. Ecco. Però tu hai la fortuna, tu sei una di quelle che non fa nulla, ma è come se facesse tutto, perché ti trovi fisicamente quasi alla perfezione, diciamo. Io invece se non facessi nulla sarei... ridotto uno straccio, per cui già sono uno straccio così anche facendo, per cui insomma tu sei fortunata, noi dobbiamo invece scobbare, capito? Dario, grazie. Allora io intanto volevo dirti che sono onorata di averti qui con noi, perché sei veramente uno showman, io direi showman perché racchiude tutto, sei versatile, sai farci sorridere ma sai anche interpretare dei ruoli veramente importanti dove cambi completamente, quindi hai diciamo così questa doppia personalità che ti permette di fare veramente qualsiasi cosa. Sei come un po' tutti i grandi, come tutti i grandi del mondo dello spettacolo, hai iniziato anche tu come animatore nei villaggi e poi sei stato subito notato. Cosa ti ricordi di quel periodo? Ma villaggi, mi ricordo ovviamente uno dei più bei ricordi della mia vita, quel periodo lì, perché era il periodo della Valtour, degli anni d'oro della Valtour, che ormai non c'è più, per cui si può dire Valtour, non facciamo pubblicità. Non ti preoccupare, Valtour, poi diciamo qualcos'altro per mettere per la par condicio, ma vai tranquillo, qui puoi fare quello che vuoi. Era un periodo dove, va bene, c'era, diciamo che era il periodo che c'era anche Fiorello, Teo Mammucari, Giulio Goria, insomma un sacco di gente uscita dalla Valtour da quel periodo lì. Abbiamo fatto un periodo di animazione dove ci siamo divertiti tantissimo e comunque uno si, diciamo, era un'esperienza che ti formava proprio sul palco, con la gente, con il pubblico, insomma già capivi di essere più o meno portato a fare questo lavoro qui. E poi da lì sono andato a Roma, ho iniziato subito, diciamo che già nel 93 ho fatto il primo film, nel 92 le prime cose televisive, Stasera mi butto, eccetera, eccetera. Però e se poi... mi posso permettere, Dario, sai che c'è il guru della TV che sarebbe Pippo Baudo che dice l'ho inventato io, ma ce n'è un altro che ha a che fare con te, che è Maurizio Costanzo, perché diciamo che proprio da lì poi hai avuto il trampolino di lancio, giusto? Sì, allora proprio questo ti volevo dire, che Costanzo comunque l'ho inventato io, cioè lui era un giornalista, io ho fatto parte di Costanzo Show, sta cosa, capito? Per cui lui mi ringrazia ancora tuttora quando mi incontra. Fa bene, ha fatto una bella carriera, sì. Direi. Invece Baudo non l'ho voluto, è stato scartato. Non mi sembrava all'altezza, capito? Cioè, hai ragione, comunque, un po' bassino, diciamo 1,90 m circa, un po' bassino. Sì, non era all'altezza, meglio Costanzo. Dario, non scherzo, lo salutiamo Pippo Baudo. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Dario, come ho detto prima, sei un uomo molto versatile, sai essere un grande attore, sai essere un grande imitatore. Sai fare veramente tante cose che nel mondo dello spettacolo avere questa versatilità aiuta molto, no? Perché comunque ti permette di ricoprire tanti ruoli. Ma qual è quello che tu preferisci? Cioè, qual è quando fai quel lavoro lì dici mi sento proprio bene? Allora, l'ultima cosa che ho fatto, tu parli di versatilità, l'ultima cosa che ho fatto... che è forse la cosa più bella che ho preferito, ho fatto la bambina di 8 anni nell'ultimo film ho interpretato una bambina di 8 anni di colore, tra l'altro, per cui senza trucco, è così, cioè
solo mi hanno messo delle treccine. Ti stavo per dire se ti eri portato quel trucco famoso di, insomma, tu sai qual è il programma più bello, tale e quale show, che forse ti eri portato il trucco di lì, insomma, che riescono a trasformare chiunque e sono riuscita a trasformare anche te, come abbiamo visto dal video di presentazione. Nel 2017 sei entrato in corsa perché hai sostituito la rettore, ma l'hai fatto in maniera esemplare. È stato difficile per te immedesimarti nei panni di altri cantanti, visto che hai una voce pazzesca di tuo? Allora, intanto grazie, troppi complimenti. No, io sono entrato in corsa, sì, è vero. In realtà, guarda, quell'anno mi avevano già contattato per fare Tale e Quale. Io stavo girando il film di Natale, quello Natale da Chef, quello con voi. E poi ho avuto, non è mai successo in tutte le edizioni che qualcuno andasse via, rinunciasse alla cosa. Ho avuto sta botta di sedere che la rettore ha rinunciato dopo. Quando io proprio ho finito il film, lei ha rinunciato, mi hanno richiamato, preciso. Sembrava, è stato studiato a tavolino, dai. Esatto, e mi hanno chiesto, vuoi farlo lo stesso? Sì, subito, sono arrivato. No, comunque è stata la cosa più difficile che io abbia mai fatto. Ho fatto veramente un milione di programmi, tanti film, tante cose. Il programma più impegnativo è stato Tale e Quale, perché a parte lo stress delle ore di trucco, 7 ore di trucco, tre volte a settimana, perché poi non era solo il momento della puntata, ma c'era tutta la preparazione, prima la prova, le prove. Poi la prova generale, poi i costumi, i vestiti. In più dovevi cantare dal vivo imitando, con tutte queste cose attaccate addosso, con la colla, parrucche, tiranti, quello, quell'altro, con la cosa della gara, poi c'era pure la gara. Infatti io, guarda, sono andato bene le prime due puntate. Alla terza già ero senza voce per lo stress e per tutto, quindi già ho preso un paio di stecche quando ho fatto Tony Hadley. Poi la quarta non le abbiamo sentite noi da casa, anzi sei stato veramente molto bravo. Io ero in studio, comunque ero in diretta, non l'ho sentito, perdonami, forse non ho l'orecchio abituato, dici? O forse sei un po' eccessivo tu nel giudicarti, nel criticarti? No, tu sei abituata bene comunque. Comunque, dico, poi alla quarta, quando ho fatto Bocelli, che lì dovevo proprio, lì proprio ho preso 85 stecche, lì proprio ero senza voce. E poi prendevo il cortisone, che pensa ha fatto peggio, cioè mi ha seccato le corde vocali, proprio sono andato in palla. Però ormai, cioè, io già lo sapevo che ero senza voce, però che faccio, non esco? Quando ha presentato Dario Bandiera ho detto vabbè, ci devo andare, sono senza voce, niente, un bagno di sangue. E meno male che sei andato, perché ci hai regalato uno spettacolo meraviglioso, veramente. Molti spettatori si diedero fuoco con la benzina dopo. Ma non esagerare, ma non esagerare. Dario, volevo chiedere, ma questa voce pazzesca che tu hai, perché sei un bravissimo attore, sei un imitatore, ma questa voce pazzesca l'hai curata negli anni, cioè hai fatto dei corsi? Allora, la voce è di mia zia, io sono doppiato. Non riesco ad essere seria con te. Cioè, io faccio finta, ma poi sono doppiato. Ora il fuorisincro veramente non te lo posso fare, perché mi sa che c'è un ritardo vero su quando io parlo e quando... Però normalmente... No! 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 Si vede perfettamente! Sì! No! No, però la voce si parla, è l'unica cosa... Grazie. L'unica cosa che ho studiato è stato il canto lirico per 3 anni. Ho fatto lezioni private e ho studiato canto. L'unica cosa, il resto sono autodidatta su tutto. Proprio. Complimenti. Però perché la recitazione, guarda, mi ero iscritto a una scuola di recitazione all'inizio, quando sono andato a Roma, e praticamente mi stavano togliendo tutto quello che... Perché mi creavano tutti i standard, tutti con la dizione perfetta, tutti quei movimenti teatrali. Io ho detto praticamente... Mi tolgono la mia forza, cioè l'accento siciliano, le cose... Sì, culo, dai, su, non si può, infatti, Esatto, infatti lì mi ricordo che presi tutti a schiaffoni e distrussi la scuola e andai via. A parte questa tua ira manesca, parliamo invece adesso, sai, in periodo di Covid c'è stato un fermo totale per tutta l'area degli artisti, no? Quali sono i tuoi prossimi progetti? Allora, una ditta di cacciaviti laminato plastico,
fare i rappresentanti di Cacciaviti, diciamo, è il mio quelli servono sempre, eh? Sì, perché con i Cacciaviti ti sei padrone del mondo, cioè se decidi ora smonto sul tavolino, prendi e lo smonti, capito? Cioè. Dai. No, prossimi progetti, guarda, c'è proprio un film a novembre, poi sto cercando di fare una cosa mia in televisione, un programma tutto mio, sto cercando, dico, perché non ho niente di firmato ancora, ma spero che vada in porto. Guarda, cioè, diciamo, incrociamo le dita film, per te, incrociamo le dita per te progetti. E ti ringrazio. Grazie a te. Poi una cosa che voglio dire, ho visto questa situazione e sto cercando di inventare un nuovo virus mio proprio, che voglio immettere. Puoi aspettare un annetto, per favore, perché ancora ci riprendiamo da questo. Se te lo chiedo veramente, dici, come favore personale, aspetta un annetto. Però volevo fare una cosa mia, non sti cosi, sti covid, sti virus che escono così. Come lo chiameresti? Non lo so. Pensaci. Sì, lo voglio, me la voglio pensare, però voglio farlo una cosa mia firmata, che la gente ha, cioè che la gente ti benedice, capito? Tutti, sì, certo, che ti mandano pensieri positivi. Te lo mandiamo noi un pensiero positivo, grazie Dario. Grazie. Un bacione, sei stato veramente gentile. Grazie a voi. E spero di rivederti presto, grazie. Oh, buona Pasqua a tutti. Grazie. Buon Natale Dario, buon Natale. Buona Pasqua 2030. Dario Bandiera! E adesso è arrivato il momento di fare il nostro giro tondo. Fidati di me, fidati di me. E vediamo dove è andato il nostro Antonio di Josafat questa settimana. Fidati di me, fidati di me, di me. Felicissimo di portare a Fidati di me la cittadina che mi ha adottato, Torrevecchia Teatina. E quindi preparatevi, perché di qui a breve vi porterò a scoprire le bellezze di questo paese che si trova appunto sulle colline Teatine. Siete pronti? Si parte! Finisce che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi. Tornaciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri. Il suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate. Ho voglia di fare tardi la sera, karaoke Guantanamera. Voglia di ballare un reggae in spiaggia, voglia di riavere si poteva. Karaoke Guantanamera. Giuro, con te sono stato sincero, stavolta facciamo sul serio. Qui me c'è, me sento come un usule, l'umare lui è in Turini. Che poi mi innamoro davvero, tu sei tutto ciò che volevo. E dopo aver visitato un museo interamente dedicato agli sposi e aver fatto festa, non posso rifiutare lo complimento. Federica, mangio io, fa bene a te. All'isola dei riflessi, Gabriele l'artigiano lavora il vetro come a Murano. Tornerò a cantare sotto il suo balcone quando lei si affaccia. Questa notte finisce che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi. Tornaciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri. Il suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate. Ho voglia
Io di solito il formaggio lo mangio, qui invece lo lanciano. Perché c'è un Guinness dei primati, sono con il campione italiano in carica. Guardate quanti premi. In una piazza piena, per fare tutto quello che non si poteva. Tra i fiori e l'occhiello di Torrevecchia non può mancare la cantina Sincarpa. Stavolta facciamo sul serio, qui invece me sento come un usule, l'umare lui è in turidi, che poi mi innamoro davvero, tu sei tutto ciò che volevo, stanotte facciamo tardissimo, la luna lassù. Il suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate, ho voglia di fare. Federica, tu sai che io amo le particolarità, specialmente quelle culinarie. Sono venuto qui al Tempio della Porchetta, da Nicola Genobile. Seguimi e ne vedremo delle belle. Un reggae in spiaggia, voglia di riaverti qui tra le mie braccia, in una piazza piena, per fare tutto quello che non si poteva. Ho voglia di... Torniamo a casa a piedi, tortacciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri. Il suono delle tue... Ma che bontà, ma che bontà, ma che goduria sta robina qua. E mentre ci accingiamo a chiudere questo servizio, io con Nicola Genobile e la sua porchetta corro dal sindaco che in comune mi aspetta. E lui, Antonio Di Josafat. Buonasera! Buonasera, buonasera. Come devo fare con te, Antonio? Allora, a te tante persone ti hanno scritto. È vero. Dalla parte mia si dice che le chiacchiere ci sa botte, se lo porto lo vende e li maccarica, botta la panza. E ecco, io, se ci fa una traduzione. Traduco, le chiacchiere si riportano via il vento, i maccheroni e le cose da mangiare fanno bene alla panza. Io ringrazio i miei amici che mi hanno voluto osannare, omaggiare di queste bontà che io me ne mangio in pubblicità. Va benissimo, pubblicità. Pubblicità. È mio, sa? Tutto mio, eh? Fidati di me, ho sbagliato anch'io. Fidati di me, ho sbagliato anch'io. Eccoci tornati in studio per il nostro giro tondo. E allora, carissimo Antonio, oltre ad aver portato salami e tante squisitezze, che male non fanno. Esatto, ma il sindaco l'hai portato? Me ne sono dimenticato. No, lo vado a prendere. Assolutamente sì. Sindaco, prego. Buonasera. Il sindaco di Torrevecchia. Buonasera, sindaco. Come se ci fossimo salutati. Io la invito ad accomodarsi, ma che bello. Poggio qui un piccolo cadeau opera di un nostro artista locale. Che il bello. Ricordo di questo momento. È bellissimo, lo facciamo vedere, è veramente molto bello. Aspetta, eh. Ecco qua, lo prendo io in mano. Vale proprio la pena, perché noi... di solito prendiamo il gagliardetto, no, del comune, perché stiamo facendo una raccolta, ma questo devo dire è veramente molto originale e molto bello, quindi lo custodiremo veramente con cura. Allora, sindaco, innanzitutto Antonio ha giocato in casa, no? Perché l'avete adottato, lui non è proprio di Torrevecchia Teatina, però da quando ha costruito la sua famiglia si è trasferito lì e mi dice tante cose belle, però io vorrei sentirle da lei. Sì, innanzitutto ringrazio per la partecipazione e l'invito a questa trasmissione. Antonio per noi è stato un acquisto, una sorpresa veramente importante, perché diciamo ha portato brio nella nostra cittadina e soprattutto ha dato modo di farci conoscere anche a livello regionale grazie a questa puntata.
Ma grazie, grazie a voi che avete partecipato. Allora, Torre Vecchia Teatina, una cittadina che veramente si unisce, perché quando organizza degli eventi si fa in quattro, cioè tutti partecipano, giusto? Sì, tra le caratteristiche della nostra cittadina è questo forte senso della comunione. Infatti molti eventi, molte associazioni culturali che sono nati nell'intento di sia proporre eventi, ma anche e soprattutto nel rispetto delle tradizioni locali, si uniscono spesso tutti insieme e coprono la riuscita di tante manifestazioni che poi magari avremo modo di vedere insieme. Assolutamente sì, però adesso mi aggancio subito a quello che ha detto, cioè le tradizioni, perché abbiamo una clip molto bella appunto sul Museo degli Abiti Tradizionali. Guardiamola insieme. L'abito tradizionale racconta una storia che passa attraverso il passato, la cultura sociale, economica e anche quello che è il territorio. Nell'abito tradizionale è importantissimo sapere che gioielli sono desideri che si indossano per essere realizzati, non si pesano con la bilancia ma con il cuore. Qui vediamo Anna che indossa una serie di corallo moro, tipico della tradizione teramana, con una pietra di fulmine che proteggeva dalla caduta dei fulmini. E poi ha in mano un oggetto rarissimo, la pietra stregoronia, fatta con la madrepora della montagna madre, la Maiella. Sindaco, questo è un vero patrimonio, cioè avete degli oggetti meravigliosi, oggetti d'epoca, tradizionali, che veramente raccontano tanto di quella che è la nostra cultura. Assolutamente sì. Questo museo, curato dal professor Francesco Stoppa, offre un viaggio emozionante alla scoperta di quelli che sono tutti gli abiti tradizionali, tipici della nostra cultura, divisi non solo per epoche storiche, ma anche per provenienza geografica, quindi si differenziano da quelli che, per esempio, provenienti dalla parte marina a quelli provenienti dalla parte montana. Veramente, veramente belli. È solo uno dei tanti gioielli che custodiamo a Torre Vecchia, perché poi a Torre Vecchia abbiamo anche quello che è il nostro fiore all'occhiello, che è unico nel suo genere, che è il Museo della Lettera d'Amore, laddove sono custoditi epistolari storici risalenti quindi alla prima e alla seconda guerra mondiale, e non solo, ci sono anche tutte le lettere che i fedeli hanno scritto a San Carol nel giorno del suo funerale. E mi sembra che le lettere d'amore organizzate proprio una festa per, diciamo così, per far conoscere ancora di più quella che è questa tradizione particolare di Torre Vecchia, giusto? Assolutamente. Accade d'estate, giusto? D'estate. Allora, il Festival delle Lettere d'Amore, che poi ha dato vita al museo omonimo, si fa nella prima settimana di agosto e ha il culmine della serata tipicamente l'8 agosto, laddove c'è la premiazione del concorso letterario, che ha visto per la partecipazione di tante, veramente tante persone, da scrittori in erba ma anche a penne importanti come quella di Maurizio De Giovanni o al premio Nobel, al candidato Nobel per la pace Rita El Khayat. E questo è un evento che noi tutti ogni anno portiamo avanti. Adesso siamo giunti alla 20ª edizione e permettimi di dire che ha raggiunto anche una portata internazionale visto il calibro delle persone. E tipicamente nella serata dell'8 agosto abbiamo avuto modo di ospitare anche tante personalità, giusto per citare le ultime delle ultime edizioni, il maestro Pupavati, Giobbe Covatta e Michele Placido, quindi è un evento molto importante, ma non è l'unico. Un evento molto importante, non è l'unico, però noi a tal proposito abbiamo realizzato una clip in onore appunto delle lettere d'amore. Vediamola. Il Museo delle Lettere d'Amore è un museo unico al mondo che è ospitato nel Palazzo Valignani di Torre Vecchia Teatina. È un museo che raccoglie le lettere partecipanti al concorso ventennale e poi ha dotazioni che sono state offerte da donatori e da collezionisti.
Il museo inoltre ospita 5.000 lettere dedicate a Giovanni Paolo II, San Carol, che furono donate dall'associazione Papa Boys al museo. Per l'occasione il museo naturalmente ha avuto una risonanza internazionale. Il Museo della Lettera d'Amore è aperto tutti i giorni e si offre ai visitatori che vorranno venire, che raccoglie poi le emozioni. Chi vuole veramente ancorare dentro se stessi il peso del proprio cuore e ritrovare l'energia che regge l'universo, l'energia dell'amore. Beh, veramente unico nel suo genere, perché ho sempre sentito manifestazioni che bene o male un po' si somigliano. Questa è veramente singolare, ma molto molto bella. Quindi invitiamo tutti a partecipare al Festival delle Lettere d'Amore. Assolutamente, non solo al Festival, ma anche al concorso letterario omonimo, che viene bandito in genere a fine anno, e poi la premiazione avverrà la serata dell'8 agosto. Quindi insomma, mi raccomando, se volete partecipare a questa meravigliosa iniziativa, poi con me, sindaco, lei sfonda una porta aperta, perché sa benissimo che sono opinionista sul, appunto, dei libri di Marzullo, di Mille e un Libro, e quindi adoro tutto quello che fa parte del mondo letterario. Poi mi ha citato uno dei nomi in assoluto per me migliori della la penna italiana, appunto, di Giovanni, quindi non posso far altro che venire anch'io l'8 agosto a Torre Vecchia. Sarà nostra ospite gradita. Grazie mille. E volevo sapere da lei, sindaco, 3 aggettivi per descrivere la sua cittadina. Laboriosa, vivace in tutte le accezioni del termine, ma soprattutto accogliente. Soprattutto accogliente. Io non voglio parlare in questa trasmissione del Covid, dei problemi che abbiamo avuto, però in questo caso devo fare una piccola eccezione, perché so che la sua, insomma, tutta la sua cittadinanza si è unita particolarmente in questo momento così difficile per tutti quanti, e anche non toccandosi è riuscita a farsi del bene. So che addirittura c'è stata un'azienda che ha riaperto, appunto, sotto periodo Covid, solo ed esclusivamente ha cambiato il suo genere per realizzare mascherine che sono state donate al comune e che il comune poi ha donato a tutti i cittadini. Quindi io farei un applauso veramente a questa azienda, ma poi a tutte le persone che so vi siete veramente dati tanto tanto da fare. Quindi questa unione di cui lei mi parlava prima, di questo fatto, appunto, di essere molto uniti, in questo caso, appunto, purtroppo del Covid, è stato forse notato un pochino di più. Sì, grazie per questa domanda, che mi dà anche la possibilità di ringraziare la mia cittadinanza per il senso del dovere e il rispetto delle regole che ha dimostrato, oltre a, come dicevi tu, a una grossa generosità legata sia a donazioni di carattere economico, ma anche di generi di prima necessità per le famiglie meno bisognosi. Abbiamo avuto poi la partecipazione della Protezione Civile, che ha messo in campo tutti i suoi volontari per fornire un supporto logistico alle famiglie, quindi non solo cibo, viveri, ma anche farmaci e presidi ospedalieri laddove non era possibile raggiungere l'ospedale. Quello di cui tu parlavi è stata un'iniziativa di un imprenditore locale che la cui azienda, la Biancheria Artistica Primiterra, ha messo a disposizione stoffe, materiali, elastici e quant'altro, che sono state poi recapitate alle signore del paese, che nel giro di 10 giorni hanno confezionato circa 3.000 mascherine, e grazie alla collaborazione con le guardie ambientali abbiamo potuto distribuirle gratuitamente nelle case di ogni cittadino. Tra l'altro mi sono permesso di portartene anche una che conservavo come ricordo. Ti accetto e volentieri, grazie, quindi la custodirò anch'io e ne farò anche buon uso, perché siamo ancora, diciamo così, nella situazione abbastanza da tenere sotto controllo, quindi ricordiamo sempre a tutti di lavarsi le mani, di igienizzarsi e di indossare le mascherine soprattutto nei luoghi chiusi. Sindaco, si è trovato bene innanzitutto in questo Assolutamente spazio? Assolutamente sì, Federica. E allora, se vuole dare un consiglio a tutti i sindaci abruzzesi, cosa fare per venire qui, no? Purtroppo non tutti hanno la fortuna di avere Antonio no, come concittadino, però diciamo che
a parte la possibilità di conoscerti personalmente, grazie, che è un onore oltre che un piacere, la trasmissione sicuramente dà la possibilità di valorizzare, per quelle le piccole realtà come quella di Torrevecchia, dà la possibilità di valorizzare i propri tesori e soprattutto di farli conoscere ulteriormente alla cittadinanza, spero anche a livello nazionale, perché la terra nostra, la terra abruzzese, è una terra bella e ricca, è veramente vero, di tesori. E noi ci impegniamo al massimo per fare ciò. Allora, sindaco, aspetti, c'è Antonio che vuole intervenire. Antonio oggi non vuole andare via in questo spazio. Scusatemi, prego Antonio. Faccio un Babbo Natale anticipato. Grazie, grazie Gabriele. Non ti posso stringere la mano, però accetto. Wow, che... ma no, bellissimo, grazie mille. Facciamolo vedere. Facciamolo vedere. Grazie Gabriele. Gabriele è fantastico, grazie. Veramente grazie, un artigiano devo dire, coi fiocchi aggiungerei. Fidati di me e ci fidiamo anche di te. Grazie Gabriele, grazie al sindaco di Torrevecchia Teatina, grazie Antonio. Adesso offrirò un caffè al sindaco. Adesso poi con calma offriremo anche un caffè al sindaco, ma noi dobbiamo andare avanti perché c'è un'altra rubrica, Edicolando. Fidati di me. Successo per questa rubrica, la rubrica Edicolando. E allora, in compagnia del bellissimo, perché lui ha ricevuto veramente tantissimi messaggi anche di apprezzamenti, adesso mi metto in imbarazzo subito, estetici, cominciamo subito. Il nostro bene. Domenico Ranieri. Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Com'è andata questa prima puntata? I riscontri che ho avuto, che ho ricevuto io anche sui social, sono stati molto, molto di grande apprezzamento, ma non tanto per me, quanto per la trasmissione nel suo complesso. È stata molto apprezzata. Guarda, mia madre è stata una delle fan, guarda, ti posso assicurare, mia madre, anche mia moglie, tutte. Guarda che io ho sbirciato fra i tuoi messaggi, ce n'erano diversi invece che parlavano proprio di questo bell'uomo che sa anche parlare molto bene, soprattutto ha dei tempi televisivi fantastici. Sembra che fino a ieri hai fatto solo questo, caro Domenico, quindi complimenti anche piacere, da parte evidentemente nostra. Evidentemente mi fai, diciamo, essere a mio agio, quindi questo è un merito anche tuo. È un merito anche sono tuo. Felice di questo. Grazie. Questa settimana invece, visto che abbiamo una doppia puntata, oggi eccezionalmente andiamo in onda, in realtà noi andremo in onda solo il mercoledì, ma abbiamo lasciato spazio la scorsa settimana ai programmi di intrattenimento, sì, politico per le informazioni, e però abbiamo lasciato indietro alcune notizie, quindi vogliamo riprenderle? Sì, io partirei da una notizia che così adesso come la dico sembra trash, ma in realtà non lo è, e parliamo della pipì di Belen. Io vorrei far vedere questa pipì notizia di Belen. Perché cosa è accaduto? Il fatto risale al 2012, Belen era sul suo yacht, allora era con il marito Stefano De Martino, e pensò bene, evidentemente presa da un bisogno impellente, di fare pipì dal ponte dello yacht. I bagni non c'erano su questo yacht, questo diciamo, adesso infatti mi sembra un po' strano, però di fatto c'erano i paparazzi che la seguivano passo passo, scatto, e Belen è rimasta subito, si sono accorti si sono accorti dello scatto sia il marito sia lei sia un'altra persona che era con loro, si sono precipitati sulla barca di questi fotografi e hanno cercato di convincere, poi hanno strappato di mano le macchine fotografiche e hanno preso la memoria, quindi hanno poi restituito le macchine. Si prefigurava il reato di violenza. Però che è successo? Che poi, siccome la privacy di Belen era comunque da garantire, quindi l'utilizzo di insomma, fartela breve, è stato archiviato il caso e la pipì di Belen è rimasta, come dire, in mezzo al mare, senza... Patrimonio senza dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità, esatto. Questo è avvenuto giovedì 17 settembre, passiamo a una notizia un po' più seria, purtroppo anche tragica, di un ex consigliere regionale, Riccardo Mercante, cinquantenne, appassionato di moto, purtroppo sulla strada bonifica del Salinello a Sant'Omero si è schiantato contro una macchina, un SUV, l'autista del SUV si è immesso nella strada, adesso lì c'è un omicidio stradale, ma a noi interessa poco questo. Invece mi piace ricordare che lui è stato uno dei presentatori, anzi il primo firmatario di una legge, che è una legge che contrastava la delocalizzazione delle imprese in Abruzzo. Quindi lui diceva, noi dobbiamo premiare chi rimane in Abruzzo e revocare i contributi a chi va via. Credo che sia stata una bella eredità e Riccardo Mercante penso che possa meritare un bel applauso. Assolutamente sì.
sabato 19 settembre c'è stata un altro caso giudiziario che ha fatto molto discutere a Pescara, quello di Jennifer Sterlecchini, ricordate quella ragazza uccisa coltellate dal fidanzato, 17 coltellate, questa ragazza è morta, il fidanzato è stato condannato a 30 anni di reclusione. L'avvocato ha fatto il ricorso. Insomma, tutti gli appelli vari. E hanno annullato la pena e l'hanno rinviata alla Corte d'Appello. Quindi adesso, siccome i futili motivi non sono riscontrati, è una cosa tecnica, potrebbe scontare 16 anni. Quello che rimane un po', come dire, pesante è pensate alla famiglia, alla mamma, al fratello, che dicono me l'hanno uccisa una seconda volta. E quindi questa è un po'... Vogliamo avere fiducia nella giustizia, però ci vorrebbe anche un pochino più di rispetto anche per lo stato d'animo delle famiglie. Se mi permetti, volevo ricordare proprio appunto di questo caso, 2 anni fa al concerto di Capodanno di Pescara, in zona della Risulta, dove si esibì J-Ax, però poco prima invece salì sul palco un giovane abruzzese, Dario Barbarossa, che dedicò proprio una canzone a Jennifer. Quindi io farei un applauso da tutto lo studio a Dario, che la ricorda sempre, e alla famiglia di questa ragazza che purtroppo ha subito un qualcosa che nessuna donna dovrebbe subire. Quindi applauso a Jennifer. Parlando di musica, adesso però tenetelo in caldo un applauso, perché c'è una ragazza abruzzese di Montorio bravissima che si chiama Elisa Coclite, in arte Casa di Lego, è andata a X Factor e ha praticamente sconvolto tutti i giudici. Io ho visto Manuela Agnelli piangere, ho visto Emma molto emozionata, un po' tutti. E lei ha cantato una canzone molto bella, Case of You di Joni Mitchell, ma l'ha cantata con la chitarra, così. Lei è figlia d'arte, il padre è un jazzista, la madre è una grande cantante, e ha i capelli turchini, è proprio bella, anche l'aspetto è una cosa. Ecco, se vogliamo pensare a un sogno che possa esaudire, in genere la fata turchina tocca con la bacchetta, lei basta che usi il talento, ne ha tantissimo, veramente da vendere. E noi di talenti abruzzesi ne abbiamo veramente tanti. A tal proposito c'è Performance, e quindi io invito tutti voi che avete un talento, a venire qui ad esibirvi, e facciamo anche un applauso a questa bravissima ragazza. Adesso passiamo a una notizia che ci porta verso il futuro. Io la farei vedere questa pagina, se riusciamo a inquadrarla. Sì, Antonio, vediamo, eccola qui. Ecco, forse si vede un po' meglio così. Allora, noi in Abruzzo abbiamo una società che si chiama Dante Labs, che tra l'altro in questi giorni è molto molto attiva con i tamponi anti-Covid. Beh, questa società si occupa del sequenziamento del genoma, praticamente il test del DNA. Hanno fatto una grande manifestazione, loro hanno sede all'Aquila, nel Tecnopolo dell'Aquila, e ci sono due ragazzi, perché sono giovani ma sono veramente intraprendenti, Andrea Riposati e Mattia Capulli, che sono aquilani, che hanno deciso di creare questa azienda. Tutto è nato in America da un loro dialogo, hanno creato questa azienda, adesso 2500 consulenti al Paladin Martin di Montesilvano per presentare questo grosso evento, questa grossa iniziativa con Vita Groups, che è un leader nel networking aziendale. In sostanza loro andranno nelle famiglie e faranno il test del DNA. Cosa succede? Non è che questo adesso ci anticipa il nostro destino, ma diciamo che ci indica stili di vita adeguati. Come possiamo dire? Un po' un libretto di istruzioni del nostro corpo? Ecco. Penso che sia un bel viaggio nel futuro, questo è il vero viaggio del futuro. Sì, sì. Grazie a Domenico Ranieri, grazie al quotidiano Il Centro, ringraziamo anche il nostro super direttore Piero Anchino. Grazie a voi. E adesso passiamo dall'informazione, passiamo al Top Beauty. E vediamo la nostra inviata speciale Marilisa Di Sabatino, dove è andata questa settimana. Top Beauty! Fidati di me. Nella bocca una melodia. Federica, per questa puntata siamo venuti a Chieti, presso l'Istituto di Bellezza Manuela. È proprio Manuela la titolare che ha un motto unico: i particolari fanno la differenza. E allora andiamola a scoprire insieme. Strada si parla di me, il resto lo tengo per te. Oh, oh. Mi calma se questo rodeo, scusami, pensare al karma da io. Fa caldo e ti cala il pareo. E quando il sole chiede alla luna dove andrò, andrò dovunque andrai altrove no. Quando balli il tuo corpo si muove con...
E uno dei must più amato dalle donne è proprio il trattamento viso anti-aging. E qui, presso l'Istituto di Bellezza Manuela, lo eseguiamo con la tecnica Guinot. Peli superfi addio? Grazie al laser addio. Fare come appare, tanto puoi scompare. Ti va di riprovare. Fare lo vuoi fare, dai che ci vuoi fare. Me lo ricordo che ti va di giocare. Male non fa male, no, come fare gol. Però male non è male, no, non ti chiamerò. Per sperare, può sperare, oh, come un casino, però. E quando il sole cade, alla luna dove andrò? Andrò dovunque, andrai altrove, no. Quando balli, il tuo corpo si muove. Per avere uno sguardo perfetto c'è la tecnica della laminazione. Meraviglioso mondo dell'Istituto di Bellezza Manuela. Lo staff è al completo e allora Federica, aspettaci in studio, prendo Manuela e arriviamo. E facciamo entrare lei, la protagonista di questo spazio Top Beauty, Marilisa Di Sabatino. Buonasera. Eccola. Ciao Federica. Sempre più bella. Grazie, grazie. Ma sono tanto brave e tanto belle le amiche che ci seguono da casa. È vero, perché anche tu hai riscontrato veramente tanto successo, sì, giusto? Sì, tanti messaggi, suggerimenti, anche argomenti da trattare. Le accontenteremo? Assolutamente sì. Questo però lo farai tu. Sai cosa fidati faccio io me. Adesso? Sì, mi fido di te. Sai cosa faccio io adesso? Tu fidati di me. Mando un po' di pubblicità. Fidati di me. Top Beauty insieme alla nostra Marilisa Di Sabatino, che oggi ha invitato Manuela Tacconelli. Eccola qui, Manuela, ben trovata. Accomodiamoci, non ti posso salutare dandoti la mano, ma ti posso invitare ad accomodarti qui con noi nel nostro bellissimo salotto. E devi sapere, Manuela, che noi cerchiamo sempre di mettere a nostro agio gli ospiti. E a tal proposito, siccome Marilisa vedo che Antonio è già posizionato nella zona caffè, offriamo anche un buon caffè. Benissimo. Alla nostra ospite. Siamo qui per questo, se lo gradisci, Manuela, con senz'altro, tutto il cuore. Grazie mille. E allora mi hanno detto che sono l'omone del caffè. Ah, che bello caffè, Antonio lo va a fa. Faccene tre, Antonio. Grazie. Tre caffè. Grazie. Anche Marilisa, giustamente. Grazie, sì. Manuela, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Vi ringrazio davvero tanto per avermi scelto e per avermi invitato a questa bellissima trasmissione. Innanzitutto noi invitiamo solo persone belle e tu, voglio dire. Grazie. Quindi abbiamo scelto benissimo. Grazie, Manuela. Invece io volevo far subito saltare agli occhi un particolare che ho notato in questo bellissimo video che ti ha rappresentato, che rappresenta un po' la tua azienda. Ecco il caffè, wow. Antonio. Antonio, sei che delicatissimo! Classe. Delicatissimo! Come un elefante nella cristalleria! Grazie, Antonio. Prego, Manuela, puoi servirti. Ma io invece volevo, appunto, Marilisa, far notare una cosa molto bella. A parte l'innovazione che si salta subito agli occhi, ma la particolarità è quella dell'igienizzazione degli strumenti tecnici che usi appunto per lavorare. So che nel periodo Covid il tuo centro è stato un centro pilota anti-Covid e hai ricevuto anche un premio, giusto? Sì, infatti diciamo che nei centri estetici non è scontato avere, cioè diciamo che le estetiste non tutte hanno
l'autoclave, oppure chi ce l'ha non lo utilizza oppure non lo utilizza correttamente. Quella, l'autoclave sarebbe quello macchinario che abbiamo visto nel video all'inizio. Sì. Esatto. Per noi è una cosa veramente importante, perché è una sicurezza per me, per le mie dipendenti e per le mie clienti. Quindi diciamo che io a Chieti sono rinomata, non lo dico io ma lo dicono le mie clienti, per l'igiene e l'organizzazione. Infatti sono stata scelta come centro pilota per la simulazione della riapertura dei centri estetici dopo il lockdown. Quindi, questo ti fa veramente onore. Sì. Ma soprattutto c'è uno slogan fantastico, che i particolari fanno la differenza, e non a caso, voglio dire. Infatti. Allora, tante invece sono le, diciamo, i trattamenti che si possono fare nel tuo centro estetico, però Marilisa, noi dovevamo un attimino puntualizzare un qualcosa, perché so che tu hai ricevuto veramente tantissimi messaggi, no? Sì, tanti messaggi in cui richiedono anche alcuni argomenti in particolare da trattare. Infatti è attualissimo l'argomento della luminosità della pelle. Ecco, Emanuela allora, con le sue tecnologie, sì, tutti i suoi metodi, sì, insomma, aiuta molto. Comunque, oltre a parlare di make-up, che anche nel tuo istituto si tratta questo argomento, che la luminosità sulla pelle non si ottiene solamente da make-up, quindi dai prodotti highlight, illuminanti oppure dei primer miracolosi, ma soprattutto da uno skin care da fare a casa, anche dalle apparecchiature estetiche. E anche abbiamo visto qualcosa, no? Sì, giusto, è molto Emanuela? Importante questo. Quindi si parte soprattutto da lì. Esatto, non mi ricordo bene, ma Marilisa l'aveva detto nel video, esattamente quel tipo di trattamento che ho visto fare a quella ragazza, tra parentesi bellissima, sì. Credo che lei non abbia bisogno di quel trattamento, ma io sì, se vuoi vengo a fare da cavia, certo, la prossima volta. Sei la benvenuta. di che macchina appunto, sì, si trattava? È un macchinario, diciamo, una metodica che io utilizzo ormai praticamente da 30 anni, con la quale andiamo a fare, diciamo, non la classica pulizia del viso, ma un vero e proprio trattamento di bellezza, e poi possiamo fare anche altri programmi grazie all'elettrostimolazione per un effetto lifting immediato. Quindi diciamo che con questo trattamento noi andiamo a dare una luminosità che resta anche nel tempo, nei giorni successivi, senza rossore, senza, come succede di solito con la pulizia classica, e quindi la pelle è perfettamente idratata, è luminosa e poi igienizzata, ecco, che non fa male. Igienizzata, effettivamente, sì. In questo periodo la pelle è molto intossicata comunque da queste mascherine che mettiamo di continuo, quindi che non ci fanno respirare bene la pelle, per cui è importante trattare costantemente, non solo a casa ma anche in istituto, con trattamenti e prodotti professionali. Assolutamente sì. Assolutamente. Anche perché noi più in là tratteremo anche l'argomento anti-aging, e quindi bisogna, ecco, partire proprio da qui. Sarò quindi presente in quell'argomento, tranquilla, non mancherò. Sei molto interessata. Attraverso queste apparecchiature, anche comunque lei ha delle mani magiche, va a stimolare comunque il collagene, l'elastina, andiamo a dare quello che il tempo toglie, andiamo a dare alla pelle, quindi acido ialuronico attraverso le fiale, io ho visto, è tutto molto interessante, anche perché oltre all'estetica base e tradizionale, comunque lei apporta anche delle tecniche molto innovative, tecnologie, tutto molto interessante. Sì, certo. Poi, come si dice, gli anni passano, il tempo vola, Emanuela si rinnova. Emanuela, ma noi ti dobbiamo assumere il nostro staff, perché i tuoi slogan, voglio dire, colpiscono proprio, fanno centro, no? E non a caso un buon marketing serve anche a farsi conoscere. Certo. Ma in questo caso, come hai detto tu, comunque a Chieti ti conoscono già in tantissimi. Il nostro augurio è che con questo anche video, con questa puntata di Fidati di Me, possono arrivare da te anche tantissimi altri clienti. A tal proposito... Grazie. Noi invitiamo veramente tutti i nostri telespettatori ad andare a trovare Emanuela e dite che l'avete scoperta tramite noi, perché poi avrete degli sconti pazzeschi. Certo, perché no? Assolutamente, me la so cantata e me la so suonata, come si dice. Io devo dire la verità, adesso spoilerò anche questa cosa qui, io sono già andata, perché lei è anche una maga del manicure e pedicure, quindi grazie Emanuela, perché ho testato veramente anch'io da vicino la tua scrittura. E ti sono grata soprattutto per gli orari assurdi che ti ho fatto fare. A tal proposito, Manuela,
vogliamo dire a tutti i nostri telespettatori che tu offri veramente, mi sembra il venerdì, un servizio di continuità assoluta, perché sei aperta anche dopo cena, quindi dà la possibilità a chi non può andare in un centro estetico in orari normali perché magari hanno dei lavori particolari, invece tu offri questo servizio quindi fino alle ore, mi sembra? Dalle 15 alle 22, solo il venerdì, ed estate lo facciamo anche il giovedì. Ed è molto importante. Sì. C'è un altro argomento invece che volevo parlare con te, che era appunto quello del laser, perché abbiamo visto anche durante l'RVM, insomma, questo trattamento. Sì, il laser, diciamo, è il trattamento più richiesto in questo periodo, perché a parte il fatto che durante il lockdown ci si è un po' resi conto, ci si è un po' trascurati e quindi ci si è presa consapevolezza dei peli superflui che sono proprio da mandare via per sempre. Praticamente alla riapertura sono arrivati tanti orsacchiotti. Sì, brava. Per fortuna che c'è Emanuela, dai. E quindi il laser ci sta dando veramente tante soddisfazioni, ci stiamo lavorando già da alcuni anni, è un'epilazione progressivamente definitiva che attraverso un raggio unidirezionale prende come bersaglio la melanina e attraverso la melanina arriva al bulbo pilifero e distrugge il pelo. Oh. Spiegato così semplicemente. Esatto, pelo per te non ce n'è più praticamente. No, ovviamente ci sono, bisogna fare un certo numero di sedute, non colpisce i peli bianchi, biondi o rossi, per questo abbiamo l'elettrocoagulazione oppure diatermia, che è una, diciamo, una corrente alternata ad alta frequenza che attraverso il calore va anch'essa a distruggere la radice del pelo, e quindi diciamo che per molte persone, molte donne che hanno il problema dei peli sia bianchi che neri sul viso, è una vera svolta, perché riusciamo in questo modo a risolvere il problema a molte donne che purtroppo per una vita hanno vissuto con il disagio e certo, l'imbarazzo di questi peli. È verissimo, brutti. È verissimo. Manuela, io non posso far altro che ringraziarti, invitare di nuovo i nostri telespettatori a venire a trovarti direttamente e testare con mano, insomma. Grazie a voi. Che i tuoi particolari fanno la differenza, giusto Marilisa? Giustissimo. E invece con il Top Beauty noi ci vediamo mercoledì, perché questa settimana raddoppiamo il nostro appuntamento. Grazie Manuela, grazie Marilisa. E noi cambiamo un po' registro. Perché? Perché adesso passiamo alla performance. Ma prima di arrivare alla performance, io volevo un attimino passare qualche secondo insieme al nostro maestro Lindo per ascoltare della buona musica. Ma Federica, abbiamo parlato di bellezza, ecco. Io accenerei questa canzone. Sentiamo. Come una mattina, acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, mentre ti allontani stai con me forever. Bella come un tondo, grande come il mondo, calda di scirocco, fresca come tramontana, tu come fortuna, tu così opportuna, mentre ti allontani stai con me forever. Maestro Lindo Terrenzio, mamma mia, ma che bello maestro, ma che una bello. Una piccola dedica a grazie. Tutte le donne. Grazie. Io mi faccio portavoce di tutte le donne e ti ringrazio, ok? Grazie a te. Fidati di me, fidati di me. Momento performance, sapete cantare, ballare o recitare? Beh, dovete contattarci, scriveteci a fidatidime@rete8.it oppure ci telefonate. Ma adesso è arrivato il momento di lasciare spazio a lui, Cristian Cappellone. Ciao Cristian, ben trovato, sei armato di valigia? Sì, mi sono portato un po' di arnesi. Perché del mestiere, come si dice. Cosa farai Cristian qui nel palco di Fidati di me? Porterò un po' di ospiti molto particolari, ah, un po' di amici. Quindi non sei venuto da solo? No, non sono da solo, okay. Ne ho portati alcuni e li tirerò fuori da questa mia valigia.
Questo è il palco di Fidati di me e questo è il nostro pubblico, Cristian Cappellone. Iniziamo dalla grande Gianna Nannini. Monti, mari e fiumi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa. Un angelo ha sito la passante e porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Per continuare con Vasco. Se mi cammini per la strada senza di me, guardare per te. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Poi arriva lei, Fiorella Mannoia, e dice: Sali ha patito troppo, Sali ha già visto che cosa ti può crollare addosso. Sali è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire l'amarezza. E per finire con il trio Liga Giova Pelù. C'era una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino. E voli noi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non ne lascio più le vostre tante bombe, 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 bombe. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più. Grazie! Cristian Cappellone! Ma che bravo, che bravo! Senti, io dovrei lanciare la pubblicità, ma volevo chiederti, me la lanceresti, che ne so, con Gianna Nannini? O chi preferisci tu? Insomma, degli ospiti che facciamo appena... Gianna? Fai quello che vuoi. E allora, a questo punto, insieme a Federica, la pubblicità! Cristian Cappellone! Grazie! Fidati di me! Siamo tornati in studio per il momento che io adoro in particolar modo. Dillo con il cuore. Fidati di me, fidati di me, di me. Allora, abbiamo ricevuto una lettera che adesso vi leggerò, di un ragazzo. Carissima Federica, mi piacerebbe poter partecipare alla rubrica Dillo con il cuore, perché è proprio con il cuore che vorrei rivolgermi alla mia compagna, con la quale ho già trascorso molti anni della mia vita e che vorrei non finissero mai. Il nostro sogno, sin dal primo momento, è stato quello di poterci sposare e creare una famiglia.
Ma come molte giovani coppie italiane, prima di compiere questo grande passo, abbiamo voluto trovare una certa stabilità che ci assicurasse un futuro tranquillo. Quando poi siamo finalmente riusciti a stabilire una data per coronare il nostro amore, quando tutto era pronto e l'altare era vicino, tutto è svanito, poiché non avevamo fatto i conti con il maledettissimo Covid. Rinviato tutto più volte ed ora vorrei il tuo aiuto per cancellare il passato e poter chiedere di nuovo, e stavolta ufficialmente, alla mia meravigliosa compagna di pronunciare il nostro sì per tutta la vita. E sto parlando di Leonardo, che è qui con noi, che ha accanto la sua Angela, che è ignara di tutto questo, però io vi invito, Leonardo, a prendere Angela e a portarla qui. Angela, intanto questi fiori sono per te da parte di Leonardo, guardate lei tutta stupita. Adesso arrivano anche i microfoni perché questo è un momento in cui, tranne il mio complice appunto Leonardo, che veramente mi ha scritto questa lettera meravigliosa, poi la ammazzerai dopo con calma perché sono sicura che ci ha detto anche lui che sei molto timida, però adesso romperai il ghiaccio sicuramente in questo spazio. E sai come lo facciamo, cara Angela? Facendo vedere a tutti voi uno splendido filmato di questa splendida coppia. I found love for me, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Il pubblico qualche lacrimuccia, eh? Abbiamo portato un fan club, giusto Leonardo? Sì, sì. Però anche loro erano all'oscuro di tutto. All'oscuro di tutto. Quindi hai fatto nessuno tutto da solo. Nulla. Tranne noi. Parliamo un po' della vostra storia, perché state insieme da quanti anni? Tanti. Vai. Troppi, Angela? No, non sono mai troppi. Siamo insieme da 12 anni. Sì. 12 anni. E quando... Di cui tre di convivenza. Tre di convivenza. Sì, sì. E invece quando è che avete proprio preso la decisione di sposarvi? L'anno scorso. Beh, sì. Sì, l'anno scorso. Quindi dopo vari sacrifici, perché appunto Leonardo mi parlava nella lettera di questa difficoltà, no, che hanno un po' tutti i giovani italiani, perché comunque andare a vivere insieme, aprire una casa, avere delle responsabilità e magari poi mettere al mondo anche dei bambini, comunque... Devi avere un po' le spalle coperte, per fare questo devi avere un lavoro. Certo, una responsabilità che adesso ci sentiamo di prendere, assolutamente. Però non avevamo fatto i conti, nessuno aveva fatto i conti, che dopo tanti preparativi, tanta attesa, è arrivato questo maledettissimo Covid che ha praticamente azzerato un po' tutti quelli che erano i vostri piani, giusto? Sì, sono stati mesi duri, credo non solo per noi, credo per un po' tutto il mondo, quindi... Però in particolar oltre che modo duri pesanti, quindi abbiamo riflettuto e siamo tranquillamente riusciti a superare questa fase e a trovare il nostro giorno, che è stato riprogrammato per varie volte, per, ecco, sì, diciamolo. Adesso sicuramente per il prossimo giugno, quindi. Il prossimo giugno non c'è Covid che tenga, questi dire... due ragazzi si sposeranno. Okay? Volevo dire a Dario Bandiera di aspettare per 2 anni magari. Ah, ok, giustamente, giustamente, bravo, che lui doveva lanciare questo nuovo virus. No, lui sarà calmo per un po'. Allora, in realtà, cara Angela, noi sappiamo che questo ragazzotto, insomma, non ti ha fatto una dichiarazione come si deve.
perché abbiamo fatto tante chiacchiere, abbiamo programmato, poi abbiamo sprogrammato, poi abbiamo riprogrammato e poi il Covid e una serie di cose. Ma la vogliamo fare questa dichiarazione come si deve qui a Fidati di Me? Assolutamente sì. Se mi dai una mano magari. Io te ne do anche due se vuoi, ok? Certo. Siamo pronti? Assolutamente. Allora sì. Guarda, io ti do questa mano e poi tu fai il resto. Abbiamo fatto anche le prove, devi sapere Angela, eh? Abbiamo fatto le prove e direi anche al pubblico in questo momento di supportare Leonardo. Eccolo qui. Con un grosso applauso. Oh, che bello! Facciamo vedere quest'anello, Angela, facciamolo vedere. Che meraviglia, che meraviglia. Oh, eccolo qua, che bello. E ti si è anche illuminato questo sorriso. Oh, finalmente, finalmente. Allora, vi potete accomodare, ragazzi, perché? Perché questo grande passo l'ha fatto Leonardo, però anche noi non siamo da meno, ok? E vi abbiamo fatto un piccolo regalo, diciamo una prova generale del viaggio di nozze, no? Visto che abbiamo fatto le prove generali, e allora vediamo dove andrete. Questo è per voi, come vedete, Fidati di Me, eh? Questo wow. È per voi da parte di tutto lo staff e adesso scusate. Grazie. Se mi permetto, però invitateci al matrimonio, no? Perché noi dobbiamo adesso testimoniare che tutto questo accada. Assolutamente sì. Quindi grazie, un grande mille, grazie. Grazie a voi. Grazie, Angela, grazie. Spero che tu adesso un po' ti sei tranquillizzata, vero? Un po'. Un pochino. Lo ammazzerai dopo? Sì. Va bene. Faccio proprio di sì. Noi siamo pronti con le telecamere a riprendere questo momento. Grazie ragazzi, un grande grazie. In bocca al lupo, veramente ve lo meritate e spero che adesso non ci siano più interruzioni, ma soltanto tante belle cose per voi. Assolutamente, grazie mille, grazie a tutti. E noi con questa splendida coppia vi salutiamo, ma vi diamo l'appuntamento fra pochissimo, fra 2 giorni, perché mercoledì saremo ancora qui con voi, sempre su Rete 8 alle ore 21 con Fidati di Me. Scoprire chi sei tu.